Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, 1 giugno, Simona Molazzani, Andrea Polazzi. Buongiorno Andrea Polazzi, ma è il 1 giugno, ti rendi conto? E siamo qui da settembre. Cioè, abbiamo fatto un anno scolastico intero. Buongiorno, ben trovati. E poi ancora è lunga, te lo dico, perché se pensavi fosse finita, noi siamo un po' agli esami di maturità quest'anno, la scuola non finisce mai. Quindi siamo molto solidali e sodali con i ragazzi che sì, stanno finendo il loro anno scolastico, ma magari si preparano per qualche esame, che sia, esami universitari, esami di maturità, tutti gli esami che volete. 337 511 336, questo è il modo per mettervi in contatto con noi con SMS, WhatsApp, utilizzatelo nel modo migliore che credete. Poi chiaramente c'è anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Come facciamo quest'estate senza pensione completa? No, ma dimmelo, cioè guarda che a me mi sconvolge questa cosa. Perché a casa non ti danno pranzo e cena? Ma no, solitamente lo preparo io, cioè comunque allora contribuisco. No, perché leggo questo articolo sul Resto del Carlino, sai, questo tema sempre della difficoltà di trovare personale. D'altro canto c'è il personale che dice che le strutture ricettive non sono così in grado di garantire i diritti dei lavoratori, quindi il giorno libero, non tanto il giusto stipendio, ma comunque un carico di lavoro molto importante. Ecco che questa mattina, pagina 5 del Resto del Carino, poi potete chiaramente andare a leggerle nel dettaglio, gli hotel restano senza cuochi, addio alla pensione completa, che per il nostro territorio, almeno ancora per molti degli alberghi del nostro territorio, è un must. Cioè tu vieni in vacanza in Riviera per farti la pensione completa, cioè alle 12:30 con 42 gradi tu però lasci la spiaggia e vai in albergo a farti un bel pranzo a base di lasagne. Non è che ci sono le lasagne tutti i giorni, non la volevo... domenica sì, dai. Dipende. Nelle pensioni a gestione familiare, sì. Vedi? In quelli grandi probabilmente c'è di tutto, cioè, hai il buffet è sempre emergenza stagionale, e la lasagna nel buffet non la vedo. No, ci sono anche lasagne nel buffet. Sì, la lasagna. Sì. Molte strutture non riescono a reperire personale per la cucina. Federalberghi dice è più semplice trovare clienti che lavoratori. Si può provare a chiedere a qualche cliente se magari in cambio di magari una, due o tre notti gratis volesse fare qualche attività nell'albergo. C'è chi si trova costretto a tagliare l'offerta. Anche stavolta noi albergatori siamo pronti a servire in sala se necessario, per cui, ma quello in tanti alberghi, so, come dici tu, ci sono gli alberghi magari 4-5 stelle dove non è che il gestore va a servire ai tavoli, però in realtà in tanti alberghi il gestore lavora forse, non dico più degli altri, ma sicuramente lavora tantissimo. Vabbè, diamo il buongiorno a Antonio, a Sabrina e alla Guardia di Finanza. Perché alla Guardia di Finanza, ci saluta la Guardia di Finanza? No, però ci diamo il buongiorno. Diamo comunque il buongiorno, perché ieri avevamo letto in tempo reale la nota arrivata dalla Finanza in merito a questa operazione che ha portato ancora una volta a scoprire anche una serie di lavoratori in nero. A proposito, e allora sentiamo i dettagli in questo servizio. In un hotel 3 stelle sul litorale di Rimini Nord, dove alcune settimane fa erano in corso le pulizie generali per accogliere i clienti in occasione dell'adunata nazionale degli alpini, i finanzieri hanno scovato ben 9 lavoratori in nero. Due di loro, è emerso dai successivi accertamenti, beneficiavano del reddito di cittadinanza, pari a poco più di 1.000 euro ogni mese. Immediata la segnalazione all'INPS di Rimini per interrompere il beneficio economico. Grazie all'attività ispettiva delle Fiamme Gialle, lo Stato ha così potuto risparmiare oltre 10.000 euro. Il datore di lavoro, una donna di 56 anni di nazionalità romena, ora rischia la sospensione dell'attività imprenditoriale avendo impiegato lavoratori in nero nella misura pari o superiore al 10% di tutto il personale presente. Avviata nei suoi confronti anche la procedura per l'erogazione di una maxi sanzione amministrativa che può arrivare fino a 100.000 euro, aggravata dall'aver impiegato personale già percettore del reddito di cittadinanza. Una piaga, quella del lavoro nero stagionale, che la Guardia di Finanza di Rimini sta combattendo con controlli a tappeto.
E questi sono i controlli, gli ultimi, vedremo poi quando arriveranno anche ulteriori aggiornamenti, immaginiamo, arriveranno note stampa in proposito. Ieri ci sono stati dei controlli anche da parte dell'ispettorato del lavoro su alcuni cantieri, sì, sia a Rimini che in altre località della provincia, con anche alcuni cantieri sequestrati. Due in particolare, che sono stati proprio chiusi. Elevate. Esatto, diciamo che era praticamente le irregolarità erano tantissime, sia dall'utilizzo dei lavoratori, ma anche rispetto proprio a com'era la gestione del cantiere edile. Chissà, magari in questo periodo in cui con i vari bonus in tanti hanno cercato una ditta che potesse eseguire i lavori, forse qualcuno si è improvvisato un po' troppo, visto che era un settore particolarmente vivace. Ecco, queste sono le notizie appunto che arrivano. In particolare, questo, come diceva Andrea, è un'operazione da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Diamo il buongiorno anche a Simona e alla nostra Colomba, che ci manda una bella foto e poi dice: se venite da me le lasagne ve le faccio io. Oh, anche se vedi la foto immortala, direi una delle ciliegie, ecco, la possiamo vedere per chi ci segue in TV tra pochi istanti. Mamma, ecco, questo mia, è un bell'albero di ciliegie. Questo sì che, guarda, io preferisco quasi le ciliegie alle lasagne. Ma mettile sulle lasagne. No, buone. Io adoro le ciliegie. Per la me lasagna sono... alla ciliegia. Le lasagne alle ciliegie. Come la pizza all'ananas, cioè. La pizza all'ananas, ma basta andare in qualsiasi pizzeria estera, la trovi tranquilla. Certo. Cioè, proprio, diamo, guarda, il buongiorno ad Ananella e a Michela e proseguiamo tornando su una vicenda che ha fatto, sta facendo ancora discutere, anche se, come spesso accade, poi arriva un momento in cui si smette di parlarne perché arriva qualcos'altro di cui parlare. Parliamo degli alpini, perché nella sua, sì, relazione all'Assemblea Nazionale dell'Associazione Alpini a Piacenza, il presidente Sebastiano Favero, confermato anche per il prossimo triennio, ha dedicato un passaggio del suo intervento alla recente adunata di Rimini e alle polemiche per le molestie che sono state segnalate. Poi ho perso il conto, segnalate, denunciate, c'è stato poi l'aggiornamento su questa, ammetto la mia ignoranza. Ti sei perso. Dal presidente le scuse alle donne offese, la volontà di perseguire i responsabili. Io credo che sia rimasta una e più una. Cioè, almeno di quelle ufficiali, perché il nostro Lamberto credo che abbia continuato anche a monitorare, sì, cioè ci sono queste segnalazioni ci sono arrivate appunto all'associazione, assolutamente, non una di meno, e diverse online, anche eccetera. Gli incontri, anche per cercare di aiutare le ragazze poi eventualmente anche ad andare che era verso stato la denuncia, messo a disposizione di chi aveva effettuato le segnalazioni anche un pool, esatto, di avvocati che avrebbe dovuto insomma portare poi avanti la denuncia vera e propria, però poi non ci sono stati aggiornamenti, magari ne arriveranno, magari, esatto, sarà necessario avere un pochino più di tempo per anche questo ulteriore dato. Nel frattempo, come detto dal presidente dell'associazione Alpini, le scuse alle donne offese, la volontà di perseguire i responsabili, però per contro anche quella di difendere l'immagine dell'associazione, ha detto, da attacchi premeditati. È stata una donata partecipata e, per quanto ci riguarda, entusiasmante, che ha portato a Rimini San Marino tanti alpini e familiari, animati dalla volontà di condividere i momenti salienti della manifestazione. Purtroppo alcuni accadimenti incresciosi hanno rovinato lo spirito di condivisione e di festa della stragrande maggioranza dei partecipanti, con un tentativo da parte di alcuni settori, in essere purtroppo già da alcuni anni, di screditare l'immagine complessiva degli alpini sia in armi che dell'ANA. Precisato che come ANA condanniamo i fatti di molestia e chiediamo scusa alle donne offese, saremo intransigenti con i responsabili, sia associati che non, e saremo nel contempo determinati a difendere l'onorabilità e l'immagine dell'ANA contro chiunque. Per questo siamo in attesa dei riscontri provenienti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura e contemporaneamente stiamo raccogliendo documentazione e segnalazioni atte a comprendere meglio quanto avvenuto, il tutto supportato da un nostro pool di avvocati ed esperti di comunicazione e social. Non possiamo permettere che la irresponsabilità di pochi intacchi la nostra credibilità e serietà. Lo dobbiamo ai nostri caduti e andate avanti, ai nostri volontari e alla nostra storia intrisa di dovere e di solidarietà. Non è accettabile che per la responsabilità di qualcuno, forse non associato, responsabilità che per legge è personale, venga generalizzato e coinvolta l'intera ANA. Ripeto, saremo determinati e decisi a difendere la nostra immagine e i nostri valori, che peraltro anche in questi giorni la gente ci sta ampiamente dimostrando con attestati di stima e sostegno.
Per le prossime donate dovremo pensare da un lato ad un sistema di controllo per meglio supportare le forze dell'ordine e dall'altro con una migliore sensibilizzazione dei nostri associati con il supporto imprescindibile delle sezioni e dei gruppi nell'individuare eventuali fraccinolosi al fine di contenere, se non eliminare, fenomeni di intolleranza e molestie. E queste le parole del presidente dell'associazione Alpini, insomma, sulla vicenda. È necessario aspettare per avere un po' di chiarezza sui numeri, su quanto accaduto, perché come detto due le denunce, una tramite Iupol, una direttamente dalle forze dell'ordine, tante le segnalazioni firmate, di cui si è parlato anche in tante trasmissioni a livello nazionale, dall'altro anche insomma un movimento che si sente sotto attacco dal loro punto di vista, anche a ragione, visto che avevamo mostrato anche noi alcuni dei volantini che erano appesi prima ancora che la vicenda scoppiasse, esplodesse, che la donata cominciasse, che faceva capire che comunque c'era quantomeno qualcuno che non vedeva di buon occhio la donata a prescindere da quello che poi sarebbe successo. Proprio così, diciamo che probabilmente c'erano anche dei pregressi che in qualche modo lasciavano presagire che potesse esserci una situazione di questo tipo, o comunque una situazione anche mediaticamente interessante in quel di Rimini, e per cui insomma è evidente la primaria cosa è difendere le ragazze, le donne che si sono sentite minacciate, che si sono sentite in pericolo. Quella è la prima cosa. Poi bisognerebbe capire come effettivamente distinguere le responsabilità dei singoli, che giustamente se sono alpini portano con sé anche quel ruolo e quindi anche in qualche modo poi lo stesso corpo ne deve rispondere, però è sempre una responsabilità di singoli, 1, 2, 5, 10, 20, benissimo, si vada a cercare le responsabilità, anche perché poi è stata fatta una raccolta firme per non fare la donata il prossimo anno. Ecco, io credo che non sia quello ciò che forse si è chiamati a fare, ma un rigoroso controllo dei gruppi, delle varie realtà che arrivano per le adunate. Insomma, questa attenzione qui va fatta, non è un problema degli alpini, esatto, in quanto tale. L'invito a non generalizzare, come quando insomma ci sono, non so, parli di baby gang, esatto, e allora tutti giovani, non è vero, certo. Parli di qualcuno che comunque compie atti illeciti, che fa parte di una determinata categoria, non vuol dire che l'intera categoria di cui fa parte sia responsabile degli atti illeciti compiuti dal singolo. Noi abbiamo vissuto anche tanti momenti belli con gli alpini, devo dire la verità. Lo dice anche Michela, dice: gli alpini ci hanno regalato 3 giorni di allegria che hanno fatto bene al cuore di tutti, pochi episodi hanno rovinato questa festa, condanna delle molestie, ma la festa è stata bella. Anche da Mario c'è la solidarietà agli alpini, giusto per leggere qualche messaggio, visto che Favero giustamente è intervenuto su questo tema, lo avevamo visto in quei giorni orgoglioso finalmente di tornare a riunirsi dopo due anni. Ma quanto così è stata attesa questa donata? Ricordiamo, era calendarizzata nel 2020 e è stata concretizzata nel 2022 a causa della pandemia, e doveva segnare un po' il ritorno anche ai grandi appuntamenti dopo i 2 anni complicati. Purtroppo insomma ci sono questi episodi che vanno chiariti, ma che, come dicono anche alcuni amici da casa, non devono rovinare quelli che sono stati 3 giorni in cui la Riviera ha accolto, e anche chi è arrivato nella stragrande maggioranza si è sentito accolto. Assolutamente, quindi questo è fondamentale. Dove andiamo? Io volevo fare un approfondimento, al momento non è possibile. Vediamo se è fattibile tra qualche minuto. No, perché volevo approfondire la questione della marineria riminese, perché ieri sono andata ad una conferenza stampa dove era presente l'assessore Anna Montini, si parlava di altro, poi ne parleremo anche di questo, però proprio in conferenza stampa ha parlato di una situazione molto complicata per la marineria, legata chiaramente al caro gasolio che sta provocando grossi problemi anche alle uscite. Non è una lettera. Caro gasolio. No, caro gasolio, vedi di abbassarti. No, e quindi questo sta mettendo in difficoltà chiaramente l'operatività della marineria. Lei riferiva come nella notte precedente al mercato ittico non fosse stato venduto pesce. C'è una sorta di sciopero che sappiamo riguarda anche altre marinerie del nostro territorio, però ieri lei ha detto una cosa, e per questo che voleva approfondire con gli addetti ai lavori, che in qualche modo la marineria riminese sarebbe un po' sotto attacco da parte di altri che
non so, adesso io non vorrei usare parole sbagliate, che però metterebbero in difficoltà anche coloro che vorrebbero uscire e quindi continuare a lavorare, perché magari per qualche uscita in mare, comunque per pescare, non lo so. E noi abbiamo cercato di contattare anche Giancarlo Cevoli, esatto, il presidente della cooperativa lavoratori del mare. Non l'avevamo preallertato, abbiamo provato al volo a contattarlo, al momento non ci ha risposto. Vedremo se nel corso della mattinata riusciremo a sentire la sua voce. Corso della mattinata nel quale, lo ricordiamo, come sempre tempo reale è diviso in due in questo particolare periodo di campagna elettorale. Questa parte di trasmissione è dedicata alle notizie ordinarie, insomma quelle che non riguardano la politica. Dopodiché dalle 10 il nostro approfondimento politico con i candidati a sindaco. Oggi sarà nei nostri studi il candidato a sindaco di Riccione, Claudio Cecchetto. Ieri c'è stato Stefano Caldavi, il giorno precedente Daniela Angelini. Claudio Cecchetto, lo ricordiamo, candidato per tre liste civiche, quella che porta il suo nome, la lista Cecchetto, Fratelli di Riccione e Riccione Civica. Quindi dalle 10 sarà ospite nei nostri studi TV del piano di sotto. Poi vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera intorno alle 21 in diretta dal Teatro Corte di Coriano, quando invece ci sarà il primo dei due confronti, perché un altro poi riguarderà Riccione il 6 giugno in vista delle amministrative. Questa sera i tre candidati a sindaco del comune di Coriano, un incontro pubblico, auspichiamo che la sala del teatro possa essere piena di persone, di corianesi interessati a sentire la voce dei candidati alla fascia tricolore per il 12 giugno, che sono Gianluca Ugolini, sono Paolucci di Coriano Futura e Oreste Godi. Esatto, Coriano. Quindi vi aspettiamo per parlare tanto di politica nella giornata di oggi. E quindi, visto che abbiamo parlato della conferenza a cui ieri ha partecipato anche l'assessore Monti, leggo un ultimo messaggio che arriva da Mario, che dice: i pescatori sono in ginocchio, se lo Stato non aiuta il comparto non avremo pesce nei prossimi mesi sulle nostre tavole. Nei giorni scorsi era intervenuto sul tema anche il presidente della Confcommercio Gianni Indino, dicendo insomma come l'impatto dell'assenza di pesce si andrebbe a ripercuotere anche su tutto il settore turistico. Guarda, io penso solo a questo fine settimana, questo ponte che già si preannuncia caldo, quindi mare, quindi voglia anche, che ne so, di una frittura leggera, caldo, frittura. Esatto. Vabbè. Oppure di una bella insalatina di pesce, due spiedini in riva al mare, oppure in albergo. Ecco, questo potrebbe essere un problema, perché sì, per carità, ci sono pescati da altre parti, ci sono pescati che si vanno a recuperare insomma non proprio freschissimi da presi a chilometro zero, però effettivamente è una situazione molto molto complicata. Una situazione complicata. La politica sta cercando di muoversi invece sul tema del caro gasolio. Sappiamo che c'era stata anche l'annuncio della marineria, insomma, di disarmare alcune imbarcazioni, ma noi dovremmo avere in collegamento, bene, siamo riusciti a metterci in contatto, lo ringraziamo, appunto non l'avevamo preallertato, con Giancarlo Cevoli, presidente della cooperativa Lavoratori del Mare. Buongiorno. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, buongiorno. E ben trovato. Allora, guardi Giancarlo, noi siamo partiti così ieri andando a una conferenza con l'assessore Montini. Dice: la nostra marineria è in ginocchio, questa notte al mercato ittico non è stato venduto pesce e la nostra marineria è sotto attacco. Lei ha usato proprio queste definizioni. Giancarlo, ci spiega che cosa sta accadendo? Beh, sta accadendo una situazione molto, ma molto difficile, specialmente nel settore pesca strascico. È una situazione veramente drammatica, perché purtroppo in questi giorni si sono successe tantissime cose. Prima di tutto è il caro gasolio e sta aumentando ancora, quindi per noi questo è impossibile prendere il mare, specialmente tipologie di barche a strascico grandi che hanno molti diversi imbarcati, via, hanno diversi marinai che bisogna fargli lo stipendio, e il gasolio ha dei costi. Quanto è cresciuto? Cioè, per voi quanto impatta? Noi pagavamo massimo 0,40, 0,30, è arrivato 1,10€, 1,15€, 1,20€. Quindi lei immagini cosa è aumentato. Cioè praticamente il triplo. Triplicato, bravi. E questa cosa incide sui costi di gestione nella pesca in un modo determinante, è la voce più alta dei costi di gestione. Quindi per noi prendere il mare in queste condizioni
è difficile. Poi sono successe tante cose. Noi aderiamo ad un'associazione, Lega Pesca, Confcooperative, ACI Pesca, che è raggruppato in ACI, e queste qui noi seguiamo le sue direttive. Però come tutti, io tanti anni che sono qua presidente di questa cooperativa, che sono molto onorato, però succede che tutte le volte che partono queste cose, partono specialmente dal sud, dalle Marche, hanno più difficoltà, forse loro non sono in cooperativa, sono dei cani sciolti, sono, non so io come giustificare, perché questi prendono, partono, arrivano nelle marinerie con intimidazioni nemmeno molto simpatiche e danno fastidio. Per impedire di uscire, Giancarlo, cioè nel senso che dicono sì, non uscite anche a chi vorrebbe farlo, ecco questo. Ecco, brava, c'è anche chi lo vorrebbe fare, sapendo che fa fatica anche fare giornata, però fa girare la ruota, però anche questi hanno paura di uscire, via. Ma perché questa associazione, diciamo questo gruppo a cui voi aderite, Giancarlo, cosa ha proposto, uno sciopero o ha in sorta, loro visto che sono hanno proclamato uno stato d'agitazione. Stato d'agitazione, ecco. Infatti anche oggi pomeriggio alle 3 è stato convocato un tavolo blu già dalla settimana scorsa alla direzione generale, al ministero, a Roma, in via delle politiche agricole elementari, e oggi si devono incontrare di nuovo con proposte, sperando che vengano fuori anche delle soluzioni da dare ai nostri pescatori per poter riprendere il mare. Ah, ci auguriamo, anche perché questa cosa che diceva la Montini, niente pesce, non so se questa notte, ma neanche non c'è nulla, non viene, non c'è, almeno i nostri sono tutti a terra. Ieri erano a terra anche quelli della piccola pesca, addirittura i costari, quelli che vanno a coste, e c'è una tensione mai successa. Quindi finché la situazione non si sblocca, le barche restano ferme? Io spero che si sblocchi, perché così è tutto un mondo, no? La cooperazione, tutto quanto. Qui stiamo soffrendo in un modo esagerato, via, non so nemmeno come definire, siamo disperati, è molto difficile, un momento molto molto difficile. Credo che sia necessario che il governo intervenga, soprattutto, cioè è chiaro che chi rappresenta il mondo della pesca tende a fare azioni di rivolta, cioè nel senso smettiamo, non andiamo in mare, perché così arrivano delle risposte, però non sempre questo finora ne sono arrivate, appunto, poche, e quindi magari c'è anche poco. Chi dice facciamo, almeno usciamo, cerchiamo comunque di portare, ma no, è fatica, c'è le barche a strascico. Questi fanno molto fatica, perché hanno il costo del gasolio, incide sulla quasi totalità dei costi di gestione. Questo è il problema, perché una barca che consuma 1.500, 1.600, 1.700 litri in un giorno, che ci vogliono quasi 2.000 euro di costi, così non è che con la bolletta del pescato si riesce a sopperire, no. Poi ci sono le paghe dei marinai, c'è tutto un insieme di cose che certo. non te la fai. Dopo questa cosa antipatica che diceva, antipatica siamo leggeri, anche delle intimidazioni che arrivano, che magari queste c'è anche queste danno fastidio, anche questo, però dopo le affrontiamo. Però come dice lei, in una situazione già di tensione, questo brava, magari provoca ancora più tensione, perché poi bisogna brava rimanere uniti, coesi, però poi non si è, se le teste sono brava tante, e immaginiamo, insomma. Giancarlo, che dire, noi avevamo qualche piacere... giorno fa, se non sbaglio, Giancarlo, avevate anche, eravate andati in capitaneria proponendo il disarmo di un'ottantina di imbarcazioni. Sì, c'è qualcuno che l'ha fatto, però anche lì è un problema, perché ci sono i marinai, fatica, però qualcheduno l'ha fatto il disarmo, anche ieri. Si parla di quante persone? Mi ricordo la nota, parlavate di 200... Sono 200 imbarcati i nostri nello strascico, hai capito? Questi sono i numeri dello strascico, perché la voce più sofferente in questo caso è lo strascico.
Giancarlo, l'ultima cosa, adesso qui parliamo invece di coloro che normalmente si mettono a sedere al tavolo nella ricerca di un buon piatto di pesce. Ecco, in questi giorni diciamo che non è proprio il caso, cioè non è proprio... Non lo so, io se devo dire... Cosa dice? Oggi se dobbiamo dire che c'è il pesce fresco del nostro mercato, della nostra marineria, purtroppo non c'è. Ecco, quindi se qualcuno vi dice pesce freschissimo, facciamo una bella quantomeno non è locale. Non è locale. No, esatto. Ecco, bravo, arriverà dalla Croazia, arriverà non so da dove. Giancarlo, noi la ringraziamo per averci aggiornato, se speriamo che un ulteriore appello possa essere utile. È chiaro che qui si deve muovere, bisogna muoversi molto più in alto. Di dovere, chi ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. Infatti. Giancarlo, grazie. Grazie a voi. Buona giornata, grazie. Importante questo. Sì. Noi salutiamo anche Roberto che dal buongiorno. Sì, la proposta erano 80 imbarcazioni e 200 gli addetti. Parliamo appunto della pesca a strascico. Sì, ma 2000 euro al giorno, Andrea, cioè per uscire 2000 euro, cioè tu parti senza sapere neanche. Da 0,40 a 1,20 euro si fa presto a fare i conti. Esatto, poi devi pagare i marinai e poi a quanto mai lo puoi vendere il pesce. Quindi o vendi il pesce che poi dopo chiaramente non ha mercato a prezzi inaccettabili. È una situazione complicata, mi faceva piacere approfondire, lo abbiamo fatto con chi ne sa sicuramente molto. Leggiamo un messaggio che arriva da Gianmaria Zanzini, presidente di Federmoda. Nelle parole di Cevoli, dette con passione, emozione e delusione, si comprende l'incompetenza che viene ai famosi tavoli di concertazione. Stiamo lentamente andando alla perdita delle nostre identità. E sappiamo che queste sono vicende che impattano sul locale, ma sono vicende che vanno risolte in altri ambiti. Evidentemente in quegli ambiti non c'è tutta questa attenzione, tutto questo polso della situazione per poter permettere alle attività di proseguire. Credo, parliamo del gasolio e della benzina. La benzina per tutti, che comunque è aumentata, non ha avuto questo aumento così spropositato. Quindi anche per chi magari usa la macchina solo per fare un giro, andare da qualche parte nel fine settimana, l'aumento è ben meno impattante rispetto a chi, ci chi deve invece lavorare. Ci deve lavorare ed è in qualche modo costretto a farlo quel gasolio, perché altrimenti la barca non esce, e se esce con quei prezzi poi non è sostenibile. Vorrei dire, in un paese come il nostro, che è praticamente baciato dal mare su tre delle quattro confini, io direi che stare senza pesce è veramente un dramma. Non lo so, mi fa pensare questo. Comunque noi cercheremo di... Siamo il primo giugno, quindi dicevamo alle porte del primo fine settimana estivo praticamente vero e proprio, con un afflusso di alberghi che si stimano quasi pieni e tanta gente che verrà a Rimini anche dopo una giornata di mare per andare a degustare i frutti di quel mare, che invece per andarli a degustare devi uscire da sub tu con andarteli esatto. A prendere. Allora guarda, eventualmente potresti trovare un granchio blu. In ogni caso Michela ci dice: urgenza di intervento e bonus carburante per queste categorie. Sì. Poi i ristoratori per primi subiscono anche la fatica di approvvigionarsi di pesce fresco. Anche perché il turista che va al ristorante ordina il pesce, tu gli devi spiegare che però il pesce non è... Ma cosa gli spieghi? Se non glielo spieghi poi... Tu puoi dire sempre pesce dell'Adriatico, però è stato pescato in Croazia. L'Adriatico de Sciura. Non è che... De Jota. Non è che proprio bisogna essere così specifici, non lo so, magari chiediamo agli amici ristoratori, viene spiegato che il pesce non è proprio pescato qui davanti alle nostre coste. Qualcuno lo chiede forse, no? Noi siamo qui apposta per fare informazione, quindi chi ci sta seguendo sa che potrà eventualmente verificare la provenienza. Da noi. Quindi pensavo che chiunque vada cosa ne sai. Va al ristorante al 337-511-336. Andrea, che noi tante volte si va al ristorante a mangiare il pesce, si prende pesce che molte volte viene da lontanissimo, surgelato, magari è buonissimo, però magari non c'è sempre così questa capacità di prendere questo pesce proprio del nostro mare. Comunque se avete sentito Cevoli, se domani insomma questo fine settimana o anche più avanti vi capita di fare un pasto di pesce, chiedete da dove viene quello lì. Potete Michela farlo. Dice ancora: le nostre eccellenze vanno tutelate. Allora invece dicevo che se vuoi fare col granchio blu ma perché il nostro mare è pieno di specialiene.
Esatto, infatti. Vai con X-Files. Vai, specie aliene. No, è vero, allora ci sono le specie aliene come il granchio blu, e sono un problema. Ma da che pianeta? No, il granchio blu viene dall'Atlantico. Ha deciso così, ha fatto una vacanza un po' lunga, ha fatto un intercontinentale. Michela ci specifica, quindi mi ha visto la torre che dice, c'è solo da indicare se è congelato, ma alcuni scrivono anche se è da allevamento o no. Quindi queste sono le richieste. Ma neanche le cozze, non sono usciti neanche i cozzari, cioè le cozze, dove c'è, dai, le cozze con il limone. Vabbè, ma io sono disperata da questa cosa. Io non comunque, non mangi il pesce? È poco. Come non mangi il pesce, Andrea? Ma da dove abiti tu? Da dove vieni? Vabbè, comunque. Stavo dicendo, torniamo al granchio blu. Ci sono queste specie aliene che stanno provocando non pochi problemi alla fauna locale e autoctona del mare. Vengono da Vega. No, perché? Perché loro si impongono, sono specie particolari. Sono specie alieni prepotenti. Esatto, e rischiano, quindi sarebbe meglio anche utilizzarle, quindi magari, che ne so, i pescatori quando torneranno in mare, prenderle, pescarle, venderle e magari utilizzarle anche in piatti particolari. In particolare c'è proprio l'utilizzo del granchio blu, che può essere una buona idea. Di questo e di tanto altro abbiamo parlato ieri alla presentazione di questo festival dedicato al mare. Granchio? No, un festival dedicato al mare organizzato dalla Fondazione Cetacea in collaborazione con il Club Nautico, un festival alla seconda edizione che doveva essere l'inaugurazione del rinnovato ex Delfinarium, così sappiamo che non è stato. Ieri abbiamo fatto anche un po' il punto su questo, anche se in modo più ancora corposo l'aveva fatto Andrea qualche giorno fa, e poi abbiamo parlato proprio delle iniziative del festival che parte domani. Il mare e la sua vita, protagonisti del Sea Life Fest, il festival organizzato da Fondazione Cetacea in programma Rimini dal 2 al 5 giugno e poi ancora l'11. Nelle intenzioni dei promotori sarebbe dovuto essere l'evento inaugurale dell'ex Delfinarium, la cui gestione è stata affidata a Cetacea e Club Nautico, ma alcuni abusi che andavano demoliti risultano strutture portanti e il loro abbattimento metterebbe in pericolo la stabilità dell'edificio. I muri di gomma della burocrazia sono stati più forti di noi. Finalmente abbiamo trovato un accordo con l'amministrazione in questi giorni, i tecnici nostri e quelli del comune ci stanno lavorando assieme alla sovrintendenza, perché adesso poi la palla passa alla sovrintendenza perché deve dare l'ultimo parere. Noi auspichiamo di aprire comunque per l'estate, apriremo, però probabilmente non riusciremo ad aprire al pubblico, faremo qualcosa dalla parte esterna per far vedere alla città che ci siamo e qual è il progetto, quello lo facciamo sicuro. Per 5 giorni si susseguiranno attività tra il porto, la spiaggia libera e la zona dell'ex delfinario. L'inaugurazione il 2 mattina con la liberazione di una tartaruga. I cambiamenti antropici, quindi cambiamenti climatici, appunto le varie forme di inquinamento, anche le meno conosciute come l'inquinamento acustico, stanno mettendo il mare di fronte a delle nuove sfide. E chiaramente il mare e gli organismi che lo abitano tentano continuamente delle forme di adattamento a quello che succede. Uno, per esempio, degli argomenti che tratteremo durante il festival nella giornata del 2 e nella giornata del 3 è la questione dei nidi di tartarughe marine, che sempre più spesso si trovano a nidificare verso nord in aree inesplorate. Una cosa che forse consiglio a tutti, perché è un argomento molto attuale ma anche molto poco trattato, è l'ultima giornata, la giornata del 5, in cui tratteremo la questione delle specie aliene nei nostri mari. Utilizzerà anche specie aliene come il granchio blu, che rischiano di mettere in difficoltà la sopravvivenza di quelle autoctone, l'aperitivo raccolta fondi preparato da Mariano Guardianelli, chef di Abocar, in programma il 3 giugno. Ci saranno anche una raccolta di rifiuti in spiaggia, la presentazione di un fumetto, il recupero di imbarcazioni affondate nel porto, ma anche di una rete fantasma che sarà trasformata in calzini. Quindi Andrea, se vai a... fantasma? Sì, quelle reti. Quindi che non sono... solo gli alieni, anche i fantasmi. Le reti, fantasma. Però bello perché la trasformi in calzini. No, però è bello perché io guardo tanto tutte queste cose, invasioni aliene. Cioè, a te piace, infatti dicevo che era il tuo pezzo questo. Quelle ricostruzioni di fantasmi nella tua abitazione. Nella mia abitazione. Nel tuo maniero, tutti sanno che tu hai un castello. Ma a Riccione ce ne sono di castelli. Esatto. Che non vedo come sia possibile non notarlo. Ma infatti. Dove vuoi andare? Andiamo un attimo al drive-thru. No, io devo capire, a proposito di fantasmi. No, cosa io non riesco succedendo? A leggere niente. No, perché il mouse va da solo. Vabbè, quindi allora lancio un pezzo. Chiedo alla regia, può testimoniarlo. Se guarda un attimo il mio schermo, vedrà il mouse. Sì, che... ma non è che devi dire tutto quello che non va, no, nei adesso, nostri studi, però. Guarda, appena la. No.
No, niente, non ce la faccio. Leggi tu. No, no, leggi, lancio una notizia. Lancio io una notizia? Un servizio. Io un servizio? Perché devi tossire? Ah, ok, allora coronavirus, andiamo a vedere qual è la situazione alla giornata di ieri. Rimangono ampiamente sotto quota 100 i nuovi contagi a Rimini. Oggi 75, ieri erano 50, ma si torna purtroppo a registrare un decesso. Una donna di 88 anni di Sant'Arcangelo. In Emilia-Romagna i nuovi casi sono 898, ma senza i dati di Parma per un problema tecnico. Su un totale di 14.873 tamponi, la percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test scende al numero più basso da diverso tempo a questa parte, il 6%. In testa c'è Bologna con 334 casi, nessuna provincia romagnola supera i 100, Ravenna ne ha 78. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive in regione sono 31, come ieri. Rimini risale da 1 a 2. Quelli negli altri reparti Covid sono 838, rispetto a ieri 28 in meno. Sono purtroppo 9 i decessi in regione, le età vanno dai 68 ai 91 anni, le nuove guarigioni sono 1923 e i casi attivi tornano sotto quota 20.000. A oggi sono 19.275, rispetto a ieri 1034 in meno. Questo l'andamento Covid con numeri che sono in calo, nonostante poi chiacchierando si sentono molti casi, ma insomma evidentemente adesso l'impatto, vista anche la stagione, è un po' mitigato. Però restando in tema, anche se in questo caso si tratta di cronaca, è finito a processo per interruzione di pubblico servizio dopo aver bloccato per 40 minuti il servizio drive-thru dell'ospedale infermi di Rimini dedicato all'esecuzione dei tamponi Covid. L'episodio non è di questa settimana, ma è comunque andiamo indietro di un anno, al 3 maggio 2021, il protagonista un 61enne residente a Rimini, contrario alla vaccinazione anti-Covid, che quindi ha ben deciso di andare a bloccare l'attività del drive-thru. È arrivato davanti al gazebo per essere testato, ha iniziato a discutere col personale sanitario pretendendo di conoscere il nome e il cognome della persona risultata positiva che era stato a contatto con lui. Informazione ovviamente riservata, quindi l'uomo ha estratto il cellulare, ha iniziato a riprendere la scena, non contento ha posizionato l'auto di traverso sulla rampa per protesta, interrompendo l'attività di screening per 40 minuti. Mi sembra proprio una protesta di quelle... Sì, chissà se si è vaccinato poi. Tra le pretese anche quella di poter leggere il bugiardino del tampone. Il vabbè. Bugiardino del tampone. Il bugiardino del tampone. Ma non c'è niente, non ti mettono niente col tampone. Cioè, allora? Ma lo possiamo chiamare Novax lui? Non lo so, se vuoi glielo possiamo chiedere. Lo chiamiamo? Lo chiamiamo. Beh, insomma, un'altra notizia invece interessante, andiamo qua in pieno centro storico a Rimini, una buona notizia perché finalmente è stato eseguito dagli esperti di Adarte l'intervento di sistemazione del bancale in pietra d'Istria della vecchia pescheria di Rimini, danneggiato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ci è voluto un po' di tempo. Il giovane riminese coinvolto nel distaccamento di questo consistente pezzo del bancone, del bancale, è stato rintracciato poi nei giorni successivi grazie alla videosorveglianza, ha spiegato che si era trattato di un incidente e non di un atto vandalico come inizialmente invece si ipotizzava, vicenda che aveva fatto tanto discutere. Tra l'altro invece io ricordo qualche tempo fa avevamo letto queste indicazioni arrivate sul sito Rimini 2.0 dall'assessore Magrini, che indicava anche la dislocazione dei tavoli nella zona della vecchia pescheria e distanziamenti, poi note ufficiali a tal proposito non ne ho lette, però siccome non frequentando quell'area nella zona in orario serale, non so, chiedo Matteo Munaretti, Matteo Munaretti, in effetti, come sono dislocati i tavoli nella vecchia pescheria? Ci sono i 2 metri di distanza da... Ci guarda un po' sconsolato Matteo Munaretti. Però non vengono più apparecchiati i tavoli in marmo. I tavoli in marmo. No. Dice no, noi ci crediamo. Dice no, però non lo vedo convinto. Adesso, una volta, senza dire che è lui, gli chiediamo di fare delle immagini. Quindi ma non dovete sapere che è Matteo Munaretto a farle, perché poi sai, lui ha i suoi interessi, lui mette la musica. Ma invece mi spieghi cosa è successo a Riccione, che hanno messo un divieto di balneazione, tutti sul piede di guerra. Cos'è successo? Dicono che è colpa di Rimini. È colpa di...
Secondo me la cosa migliore, cioè quando tu hai un problema sulla balneazione di Chiera, ma dove siamo, in che zona siamo? Perché so che ha creato grande sconcerto anche con interventi da parte dei bagnini stessi, che insomma veramente all'inizio della stagione estiva si trovano già con un divieto di balneazione che anche a livello di immaginario non è proprio il massimo, poi dici ma com'è sto mare, sarà pulito, non sarà pulito? La zona è quella Colonia Burgo, Rio Costa e Fogliano Marina. Ma Colonia Burgo è a sud, non è laggiù in fondo, a sud? Il sindaco Tosi ha firmato ieri un'ordinanza di divieto temporaneo, che di solito sono nell'arco di 24 ore, quindi penso che già nel tardo pomeriggio di oggi è prevista una comunicazione dal PAE nel caso appunto ci sia un rientro dei valori difformi. Però gli uffici del settore ambiente del comune hanno inviato sempre nella giornata di ieri una PEC ad ERA, che gestisce il servizio idrico integrato e anche quello depurativo e fognario, per chiedere degli approfondimenti. Due le ipotesi in campo: riscontrata l'assenza di anomalie nei fiumi, o si è verificato uno sversamento anomalo nelle vasche di prima pioggia, che da documentazione fotografica e video risultano però essere pulite, oppure, considerato che domenica il canale Roncasso, situato a Rimini, è stato aperto per diverse ore con scarico in mare di acque miste, questo potrebbe aver avuto conseguenze sul territorio riccionese, poiché le correnti marine sotto costa sul litorale procedono da nord a sud e quindi potrebbe essersi generata una interferenza. Tra l'altro anomalie sono state anche registrate in altre località, Cattolica e Misano, quindi non riguarda solo Riccione. Guarda, ci sono delle dichiarazioni da parte scusa di Diego Casadei, ma le troviamo grazie. Anche qui. Ti ringrazio perché la voce non mi assiste. Presidente della cooperativa Bagnini di Riccione, Diego Casadei, dice: siamo stupiti, vogliamo capire, a Riccione non c'è stato alcuno sversamento in mare di acque reflue, quindi occorre sapere cosa possa aver determinato esatto. questa situazione. Confidiamo che questo sia un episodio isolato, che non si verifichi in futuro e si arrivi a una rapida soluzione. Come detto, situazioni non conformi anche a Misano, a Rio Alberello e Cattolica, Viale Fiume. Sono poche le situazioni in cui Cattolica, Misano, Riccione anche in quell'area hanno valori anomali anche in caso appunto di pioggia. No, infatti è strano per questo, anche perché appunto non ci sono, normalmente insomma passa tutto dal depuratore, per cui effettivamente alle volte ci sono dei valori anomali vicino alle foci dei fiumi, però insomma non in questa particolare realtà. Tra l'altro appunto dicevamo all'inizio di un fine settimana, secondo me, dove tante persone faranno un bel bagno, insomma forse vorrebbero farlo. Restando a Riccione, è stato poi presentato in questi giorni il progetto dell'Hotel Vienna, un progetto che vede la realizzazione di un hotel 5 stelle con 84 camere lusso, tra cui 19 suite, la presenza anche di un rooftop con ristorante insomma con vista dall'alto, quindi un progetto importante che ha avuto il via libera anche da parte dell'amministrazione. Si parla di circa 8.000 metri quadri e diciamo un ulteriore tassello a quell'indicazione che arriva più volte da Riccione, insomma, di innalzare anche il livello e la qualità dell'ospitalità e quindi anche degli ospiti. Assolutamente, diciamo che di riqualificazione alberghiere ce ne sono tante. L'Hotel Vienna attendeva una progettualità nuova, effettivamente guardando i rendering, insomma tante aree anche all'aperto, piscina sul terrazzo, c'è anche un'area verde. Eh beh, insomma, effettivamente, ma d'altra parte oggi quando fai un albergo nuovo è giusto, soprattutto se fai un 5 stelle. Anche perché se fai un 5 stelle poi magari da lì a poco arriva Bruno Barbieri a registrare 4 hotel. Hai visto quanta gente famosa arriva a Rimini o è già arrivata? Allora, ieri Vasco... In realtà un paio di giorni fa, perché ha soggiornato 2 o 3 giorni Vasco Rossi al Grand Hotel, da Imola verso Firenze ha deciso di ricaricarsi un attimo ricaricarsi un attimo a Rimini. Sappiamo che lui ha una passione per il Grand Hotel e per la bicicletta, e quindi ha pubblicato su Instagram un video nel quale pedala appunto lungo il parco del mare. Ma non solo, perché al Grand Hotel per un giorno almeno si sono incrociati anche con Fedez, che è arrivato a Rimini per girare il video della sua ultima canzone, tra l'altro con altri artisti che conosce bene Matteo Munaretto, a me sfuggono i nomi in questo momento, per registrare La Dolce Vita. Ma Dolce Vita, dove vuoi? Il video della canzone che adesso si intitola così. Matteo Munaretto ti scrive con che chi? Sono Tananai e Mara Sattei. Ma perché uno si deve chiamare Tananai? È difficile da pronunciare anche.
Ma è bravo Tananai? Perché ogni estate Fedez deve fare una canzone con altri due artisti. Lo scorso anno erano Achille Lauro e Orietta Berti. Quest'anno Tananai e Mara Sattei. Comunque La Dolce Vita, e dove vuoi registrare il video? La canzone già, cioè già si sente? No, no? Dovrebbe uscire. Il 3. Esce il 3. Il 3. E poi c'è anche Vi arriva Johnny Depp. Sì, Johnny Depp arriva, ha finito il... Ma non c'è un processo in corso? Sì, ma a luglio arriva. Arriva a luglio a fare da chitarrista per un altro artista, e si prevede anche in questo caso per Jeff Beck. Jeff Beck canterà, e alla chitarra nel gruppo ci sarà Johnny Depp. Che ci vuoi fare? E vabbè, comunque arrivano tanti artisti famosi sul nostro territorio, chiaramente uno, due a Rimini, chiaramente Johnny Depp invece all'Arena della Regina Depp di Cattolica. Si dà un po' alla musica, anche perché di film non gliene stanno facendo più fare, l'hanno cancellato praticamente da ogni produzione nella quale era impegnato, dai Pirati dei Caraibi ad Animali Fantastici, e quindi almeno la musica gli resta. E adesso noi invece dalla Riviera ci spostiamo in alto, verso il Montefeltro, perché ieri all'Università di Rimini sono stati pubblici i risultati del progetto pilota Montefeltro Art Views, dove arte come e paesaggio si incontrano. Lo so. La regione Emilia-Romagna è capofila, coinvolge 7 partner italiani e croati. Lo scopo è valorizzare i paesaggi dell'entroterra e rilanciare il turismo legato ai beni artistici e paesaggistici di cosa? Dell'Adriatico. Vediamo. Come fondale per la Madonna del Belvedere, nel 1506 Raffaello scelse la Valmarecchia. Sulla sinistra si staglia Maiolo col suo castello, la torre e le mura. A destra, in lontananza, si intravedono le rupi di Secchiano. Il progetto europeo, di cui la regione Emilia-Romagna è capofila, è nato 10 anni fa per valorizzare paesaggi e patrimoni culturali ancora inediti al grande pubblico. I balconi sono 9 tra Emilia-Romagna e Marche, a Salleo, Pennabilli, Montecopiolo, Acqualagna, Urbania, Montebello, e sono dei punti di osservazione dai quali si possono vedere gli stessi paesaggi che, secondo uno studio di Rosetta Borchia e Olivia Nesci, ricercatrici e cacciatrici di paesaggi, si ritrovano riprodotti nello sfondo di alcuni importanti capolavori del Rinascimento, da Piero della Francesca a Leonardo da Vinci. Pianure, laghi, monti, insediamenti urbani si riconoscono ancora oggi. Il paesaggio è un bene culturale come tale. Questo progetto aiuta tutti a capire meglio quanto importante è il paesaggio, perché è un progetto curioso. Se vogliamo, c'è anche un aspetto un po' giocoso di riconoscere il paesaggio vero, quello di oggi, e di capire che quel paesaggio ha quei 500 anni di storia, e lo si vede in queste opere. Un turismo naturalmente lento, un turismo colto, un turismo di qualità che arricchisce il paesaggio e non lo indebolisce. In questo ritorno non tutto sarà come prima, certamente più di prima ci sarà voglia di stare nella natura, voglia di stare nell'Appennino, voglia di magari andare un po' meno nelle grandi concentrazioni urbane e stare un po' più nelle aree dove si può fare un turismo più rilassato. In questo la Romagna e le Marche possono giocare un grande ruolo, perché la Romagna e le Marche hanno una costiera molto famosa, ma hanno un retroterra formidabile, e questo progetto aiuta a scoprire quanta cultura c'è in quel retroterra. Questo chiaramente era l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, molto appassionato della nostra terra di Romagna, lui che non è originario di qui, però insomma tutte le volte che viene ne stima, forse lo farà con tutto il resto della regione, le bellezze qui, quelle della costa ma anche quelle dell'entroterra, per cui se volete andare a vedere qualche balcone di Piero non tirarla per le lunghe, che abbiamo ora, un ospite che ci aspetta al piano di sotto. Io devo anche andare a cambiarmi la camicia. Metto la camicia, ce n'è una di là, vabbè, ricarino anche così, no, ma è che è stirata solo sul davanti, ma tanto dietro nessuno mi inquadra. Allora 9:56 minuti, chiudiamo qui l'appuntamento con Tempo Reale, torniamo venerdì, domani è festa anche per noi. Tra pochissimo però negli studi TV al piano di sotto ci aspetta il candidato sindaco per il comune di Riccione Claudio Cecchetto, e poi dopo aver sentito già Caldari e Angelini toccherà venerdì a Stefania Sinicopi, e così chiuderemo anche il cerchio per quanto riguarda i candidati riccionesi. Questa sera invece in diretta dalle 21 sera? Ci ritrovate al Teatro Corte di Coriano, ma più che trovare noi trovate i 3 candidati a sindaco per il comune di Coriano in un confronto pubblico. Non credo che vengano per noi, in effetti. Secondo me vengono per noi. Dici? Per sentire la tua tosse. Ci ritroviamo tra pochissimo. Buona giornata a tutti. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini.